Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Notizie dal web e non solo di oggi, sabato 12 febbraio. Ieri mattina il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia è stato il suono della sirena che dà il via all'asta a dare il là perché rispondessero all'unisono tutte le trombe e sirene dei motopescherecci ormeggiati sulle banchine del mercato, facendo sentire il loro grido alla città e a tutta Italia, essendo presenti anche le telecamere di varie reti regionali e nazionali, oltre a quelle locali, tra le quali non poteva mancare la nostra. La motivazione dell'agitazione del settore della pesca vede il fulcro nell'aumento senza freno del prezzo del carburante, che sta facendo diventare antieconomico per le unità da pesca uscire in mare, soprattutto ora, momento in cui si sta entrando nella stagione in cui c'è più carenza di prodotto, il quale si sposta e migra verso altre aree di pesca. Al caro gasolio si aggiungono i problemi derivanti dal MOSE, o meglio dalla situazione finanziaria del Consorzio Venezia Nuova, la quale sta bloccando i lavori e i cantieri delle opere compensative, tra cui il porto rifugio e le conche di navigazione, il cui completamento permetterebbe l'ingresso al porto a barriere MOSE sollevate e il poterlo fare in sicurezza, soprattutto nelle condizioni meteomarine avverse. Alla lista dei colpi che vengono inferti al settore della pesca ci sono le direttive dell'Unione Europea, sia quelle già definite che quelle ancora allo studio, e a cominciare dalle giornate di fermo pesca in aggiunta ai vari fermi biologici e tecnici che porteranno i pescatori a lavorare 2 giorni e mezzo la settimana, pagando però i contributi per 7 e dovendo inoltre dare ai marinai il minimo garantito. Gli armatori sono mortificati, delusi, amareggiati perché garantire il minimo all'equipaggio ora, con la spesa del gasolio aumentata in via di ulteriori aumenti, diventa sempre più difficile. La distribuzione delle quote derivate dal pescato avviene infatti dopo aver sottratto le spese. Aumentando una delle spese più consistenti, appunto quella del gasolio, si riduce la porzione di guadagno di cui fare parte. L'aumento del gasolio tocca quindi sia armatori che equipaggi, ma tocca anche gli autotrasporti e alla manifestazione hanno partecipato, dando fiato alle trombe che gli autoarticolati di ieri si trovavano nell'area del mercato e che hanno dato così il loro contributo per rendere ancora più forte l'eco della manifestazione. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! Altre marinerie italiane hanno partecipato appunto alla manifestazione di ieri e varie sono state quelle che hanno partecipato facendo suonare le trombe dai loro ormeggi, come è successo ad Ancona, dove le sirene dei pescherecci hanno suonato sempre alle 12 per sensibilizzare l'opinione pubblica. Alcune marinerie in altre zone si sono già fermate, un rischio sempre più probabile se non dovessero subentrare rimedi e soluzioni. Hanno partecipato al fianco degli armatori il direttore del mercato ittico Emanuele Mazzaro, i consiglieri regionali Marco Dolfin e Jonathan Montanariello, oltre che il sindaco Mauro Armelao, assessore alla pesca. A rischio di tutta Italia sono migliaia di posti di lavoro, un problema sociale che si connette a un problema economico che coinvolge l'intera categoria e l'indotto, senza tenere in conto che ciò potrà favorire in Italia la vendita del prodotto pescato oltre confine, facendo finire nelle nostre tavole, dove la pesca è storia, cultura e tradizione, pescato non nostrano, lasciando in ginocchio però i nostri pescatori. Riguardo la manifestazione di ieri al mercato ittico, che ha visto coinvolte le unità da pesca della flotta locale, è intervenuto Jonathan Montanariello, consigliere regionale, il quale ribadisce il rischio che il caro gasolio possa rivelarsi il colpo di grazia. Si tratta dell'ultimo dei problemi del settore in ordine di tempo. Il consigliere ribadisce l'importanza del settore nell'economia locale e nazionale e della necessità di un intervento di tutte le istituzioni per arrivare anche all'Unione Europea.
Impensabile che il settore sia lasciato da solo. A Chioggia, oltre a chi vive direttamente di pesca, c'è tutto un importante indotto. Quello di ieri è stato un grido di allarme che non può rimanere inascoltato. Al caro gasolio e alla riduzione dello sforzo di pesca si aggiunge la mancanza di un ammortizzatore sociale. La CISOA, Cassa Integrazione Straordinaria e Operai Agricoli, che è stata estesa anche al settore pesca, va ora riconosciuta ed erogata. Non è possibile per una categoria dipanare i problemi del costo del gasolio aumentando il prezzo del prodotto al mercato. Ciò si tradurrebbe in un'ulteriore contrazione dei consumi. Senti Barbara, casualmente passavo da queste parti e pensavo di andare al cinema. Ah, bene. Hai qualche cosa da consigliarci? Madonna, guarda, ci sono arrivati nuovi adesso dei popcorn al cioccolato, popcorn tradizionali comunque, con pochissimi, quasi zero conservanti, al cioccolato e al caramello. Abbiamo queste due tipologie, molto croccanti, fatti freschi, diciamo, si mantengono bene in questa confezione, ed è un bello snack per andare al cinema e goderti appieno lo spettacolo. Allora dai, dammi un sacchettino che ce lo portiamo via, dai. Eccolo qua, cioccolato o caramello? Cioccolato. Eccolo qua. Nella lotta contro il Covid, il Veneto è la prima regione italiana per l'uso dei farmaci monoclonali. Sono stati trattati con questa terapia 8.097 pazienti, nonostante i dubbi sollevati dai più scettici, afferma il governatore della regione Luca Zaia, commentando l'ultimo rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco sull'uso di questa terapia in Italia. Quando il Veneto ha iniziato ad adoperare questa terapia era pressoché pioniere. Inizialmente si sono cominciati ad adoperare questi farmaci in base alle valutazioni degli infettivologi, che puntavano già allora l'attenzione verso nuove terapie da utilizzare per salvare vite umane o almeno per evitare l'ospedalizzazione. A questo sono serviti questi farmaci, evitando un aumento importante della pressione sui reparti ospedalieri. Il loro utilizzo ha permesso di evitare molti ricoveri in area critica e di salvare molte vite umane, soprattutto tra chi è portatore di altre patologie. Dopo la riorganizzazione temporanea dovuta alla pandemia e alle quarantene che hanno decimato il personale, il trasporto pubblico locale su rotaia sta tornando a pieno regime. È previsto il rientro del 100% della funzionalità entro fine febbraio. L'assessore ai trasporti Elisa De Berti ha ricevuto la comunicazione da Trenitalia, la quale ha confermato che la situazione è in via di miglioramento costante. Le quarantene hanno causato la mancanza di capitreno e macchinisti. Ora la situazione però sta tornando alla normalità, sia per quello che sarà il trasporto dei pendolari, sia per chi vorrà invece arrivare al Carnevale di Venezia. Domenica 13 febbraio, apertura del Carnevale di Venezia, appunto, il trasporto sarà al 100% dell'efficienza. 20 treni con orari speciali da e per Venezia saranno programmati per le prossime domeniche 20 e 27 febbraio. Solidarietà a Federica Pellegrini, ma anche tristezza per le vergognose offese sessiste. È la conferma che c'è ancora tanta strada da fare sul rispetto delle donne, non solo, per arrivare a considerarci una società civile. Federica Pellegrini è un orgoglio per il Veneto e per tutta Italia, e i risultati straordinari raggiunti in piscina, frutto di passione e costanza, sono un esempio per i nostri giovani.
a esprimere vicinanza alla campionessa di nuoto veneziana dopo i cartelli offensivi apparsi sul lungomare di Jesolo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonathan Montanariello. Siamo rimasti sconcertati, affermano, nel leggere gli insulti, una cattiveria assolutamente gratuita, un gesto vigliacco da condannare senza se e senza ma, con l'augurio che gli autori siano presto individuati. Interessante articolo sui selfie più pericolosi mai fatti sul Jerusalem Post, il giornale in lingua inglese liberamente fruibile sul internet in pratica, e porta tutta una serie di scatti pericolosissimi di persone che si fanno i selfie in condizioni veramente pericolose, per così per farsi vedere. Tra i selfie scattati in circostanze pericolosissime, e tanti sono stati anche mortali, perché tra il 2011 e il 2017 hanno registrato almeno 259 persone che sono morte per farsi, diciamo appunto, questi selfie in maniera pericolosissima. Questi, secondo uno studio pubblicato da Journal of Family Medicine and Primary Care. Spesso questi selfie pericolosissimi vengono scattati durante il viaggio con persone che scalano grattacieli, scogliere, ponti, per scattare una foto da ricordare. Alcune di queste persone scattano regolarmente foto che sanno benissimo essere fatte in modo veramente pericoloso. E, sì, insomma, va bene farsi selfie, ma farli e rischiare la vita, diciamo che diciamo, è un po' un controsenso. Addirittura in Russia hanno fatto dei corsi per lanciare una campagna selfie sicuri, perché tantissimi giovani appunto si facevano delle foto, dei selfie in maniera assolutamente pericolosissima. E addirittura in altri paesi, come per esempio lo Sri Lanka e l'India, hanno bandito il problema dei selfie in treno, perché anche questi se li facevano. Niente, una curiosità che viene dall'estero, fortunatamente a Chioggia al momento non abbiamo tanti amanti dei selfie che si arrampicano sopra i campanili. Come hai fatto questo dolce? Allora, sbagliassi, hai fatto quella zucca, le mele, riso, c'è chi mette la cioccolata, c'è chi mette il miele quello nero, oggi non lo ho, la prossima volta faremo con il miele nero, l'uvetta, pinoli e la scoccia di arancio. È un dolce molto antico. Complimenti, bravo. Lunedì 14 febbraio 2022 prendono il via le iscrizioni per la quarta edizione del contest Sicurezza Stradale in Musica, un'iniziativa musicale di ANAS realizzata in collaborazione con Radio Italia per promuovere la sicurezza stradale. Da una recente ricerca sugli stili di guida degli italiani commissionata da ANAS, risulta infatti che una persona su tre ancora non allaccia la cintura di sicurezza, il 50% degli italiani non adopera i dispositivi di ritenuta per bambini e un italiano su 10 utilizza in modo improprio il cellulare alla guida, una delle cause principali degli incidenti stradali. Il contest musicale è rivolto a musicisti, cantanti o band con un massimo di 3 componenti che dovranno presentare brani inediti di qualsiasi genere sui temi della sicurezza stradale, sulla strada e dei viaggi. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna sulla sicurezza stradale Quando guidi, guida e basta, promossa da ANAS in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Polizia di Stato, volta a far percepire come i comportamenti scorretti o che sono diventati consuetudini, spesso consolidate, rappresentino un pericolo per se stessi e per gli altri quando si è alla guida.
I brani potranno essere depositati entro le ore 12 del 4 aprile. Verranno poi scelti 10 concorrenti che saranno convocati per partecipare alla finale prevista entro il mese di aprile. All'evento esclusivo una giuria di esperti composta da un grande artista, un discografico, uno speaker di Radio Italia, un rappresentante di ANAS, un rappresentante di Radio Italia proclamerà il vincitore assoluto del contest. Il vincitore assoluto, compatibilmente con il protrarsi della situazione d'emergenza, si esibirà in occasione di prestigiosi eventi musicali live di caratura nazionale, mentre il suo brano, di cui sarà realizzato un videoclip, sarà promosso sui canali di comunicazione di ANAS e di Radio Italia. Sarà distribuito da una casa discografica, quindi gruppi fatevi avanti. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi è la farmacia Amati Nicolini in Corso di Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!